Cosa pensate della situazione che si è configurata? Ma io, voglio essere onesto, me l'aspettavo. Cioè, mi aspettavo che comunque sarebbero arrivati a, a una situazione di sgombero così veloce, ci ha fatto strano. C'è un motivo, perché in realtà voi non sapete che questa, la velocità dello sgombero è data dal fatto che questa sera Salvatore Ligresti viene con delle squadre di operai e inizia la ristrutturazione del palazzo. Il motivo è quello, per quello che voi c'era questo. Glielo stavate impedendo e allora. 16 anni per farlo, aspettate voi. Se avete avuto un mal tempismo. Ma perché si era dimenticato che aveva anche questo di proprietà, no? Ma come hai detto, guarda che ti hanno occupato sta roba qua, fa cosa? Ah, ma è mia, ah no, ma allora dobbiamo subito intervenire in qualche modo. Bravi, l'avete stimolato, questo è stimolare le persone. Pensiamo che voi siete i veri milanesi finalmente, gente che prende posizione, che dice come la pensa, che si muove senza aspettare la pappa pronta, che promuove prima ancora di sentirsi consigliata da qualcun altro. Secondo me siete i veri milanesi, alla fine finalmente sono arrivati, dopo 30 anni di latrina decadente, bene. E per ultima cosa, caro Pisapia? Caro Pisapia, questa è la gente che ti sta chiedendo qualcosa, vediamo che cosa ha da rispondere. Allora, caro Pisapia, prima questa è la gente che ti ha votato. Bravo, giusto. Così che voglio dire. E peraltro, voglio dire, ma allora, io sono convinto, adesso poi non lo so, però secondo me Pisapia di questo sgombero non sapeva niente. E secondo me è stato fatto anche per fargli un po' un dispetto a lui e alla sua giunta, oggettivamente. Anche perché, ripeto, non mi sembrava che ci fossero motivi di ordine pubblico per cui fare lo sgombero, no? Cioè, voglio dire, quindi questa velocità, adesso a parte la battuta di prima, però ci sono dei motivi seri dalla parte di chi l'ha fatto, per cui era comunque una cosa che dava fastidio, che era pericolosa, perché comunque mette in evidenza una cosa che tanti non... Probabilmente tanti passavano di qui ma non si rendono neanche conto che questo era vuoto e qua a 100 meno 80 metri stanno tirando su e hanno tirato su l'ira di Dio di terziario che non sanno neanche a chi dare, perché poi alla fine e a 200 metri da qua ci sono tutti gli uffici che erano della regione Lombardia, dove c'era la regione Lombardia, che si sono trasferiti nel nuovo palazzo Lombardia e che adesso sono vuoti, cioè della serie che il terziario a Milano non si sa chi ci debba entrare. Quindi questa cosa qua di far emergere che c'è un grattacielo vuoto, secondo me dà fastidio a tante persone. E se fosse stato occupato un altro edificio meno eclatante, e questa secondo me è stata anche una delle intuizioni belle di voi che l'avete fatto, no? Se aveste occupato un palazzo per uffici in periferia di 6 piani, magari con volumetrie uguali, secondo me sarebbe stato molto meno d'impatto. Invece questa cosa qui secondo me ha dato molto fastidio per questi motivi qua. È stato giusto comunque fare una cosa che, per quanto poi sia finita in questo modo, a parte finita semplicemente per la location, voglio sperare, però è una di quelle cose che poi sta dando stimoli anche all'amministrazione per prendere delle posizioni, per dare delle risposte, appunto, come diceva lui, alla gente che l'amministrazione l'ha votata, insomma, che ha preso una posizione. È giusto che questi gesti servono a far capire che c'è una parte attiva della città, che il vento è cambiato perché c'era la gente che è cambiata, non perché è stata votata una certa amministrazione. Non l'hanno fatto cambiare loro il vento, era già cambiato, quindi è appunto il momento di darle un po' queste risposte, le stiamo aspettando da tanto tempo e non le abbiamo ancora viste, sinceramente.